pagina dove si può trovare tutta questa documentazione. Allora abbiamo cercato di capire chi era questa West Recycling che voleva fare questa cosa, e abbiamo trovato questo gruppo Ecolevante. Questo è il sito internet del gruppo Ecolevante. È un gruppo che ha, diciamo, ha filiali in parecchi posti d'Italia, fra l'altro una discarica a Taranto, che poi vedremo che in qualche modo ha a che vedere con le cose che vengono fatte qui. E cosa fanno queste West Recycling? Questo è un ritaglio del quotidiano del Tirreno del 13 marzo 2010, che io l'ho lessi prima di sapere di questa cosa dell'inceneritore. E l'arte del riciclo sbarca via web, c'era delle cose, hanno citato Dario Fo, Jacopo Fo, Lester Brown, che per chi forse qualcuno l'ha già sentito nominare, uno dei è un mostro sacro, insomma, dell'ambientalismo mondiale. E sicché io dicevo, guarda come sono bravi questi di Ecolevante. Infatti quando poi mi hanno parlato di questo progetto, dicevo, non è possibile, se no sono bravi, no? E questo è il quadro progettuale dell'impianto. Questo ristrutturazione, come si chiama? Ristrutturazione produttiva ed energetica. Il quadro progettuale lo andiamo a vedere e ci vediamo. Unità di carico e alimentazione rifiuti. Unità di pirolisi e gassificazione integrate, ceneri vetrificate. Caldaia per produzione di vapore, trattamento dei fumi. Insomma, è abbastanza evidente che questa cosa serve per bruciare i rifiuti, no? E come si giri. E fra l'altro c'è anche questo diagramma di Sanke, che è quello che dovrebbe far vedere la produzione di energia, perché questi impianti vengono spacciati come impianti che fanno molta energia. E noi vediamo questo grande campo rosso, il 70% è l'energia termica. Questa energia termica potenzialmente c'è, ma non viene utilizzata, nel progetto non c'è nessuna... Non c'è niente, non è previsto che venga utilizzata per fare per esempio teleriscaldamento. Di conseguenza viene dispersa nell'ambiente. L'energia che viene prodotta, che secondo il progetto, che verrà prodotta e utilizzata da questo impianto è questo 11%. Questo 11% di energia elettrica, per fare un esempio, un inceneritore normale, un inceneritore standard, che è già considerato una macchina che non fa molta energia, va sul 20%, sicché è un impianto che fa molto meno energia di un inceneritore. Comunque la si rigiri, questa è già un'altra cosa che è strana, via. E poi questo è chiamato pirogassificatore, invece a Pontedera l'hanno chiamato distruttore molecolare, c'è qualche differenza costruttiva, però insomma in ogni caso tutti questi impianti abbiamo scoperto che sono considerati dalla legge a tutti gli effetti inceneritori e rientrano nel campo di applicazione delle normative che regolano questa materia. Ora vediamo un attimo come funziona un gassificatore, che forse molte persone non lo sanno. Praticamente qualcuno di voi forse si ricorderà o ha sentito parlare delle vecchie carbonaie, no? Venivano fatti dei grandi cumuli di terra, e poi non so di preciso come funzionava, comunque era una combustione controllata della legna al suo interno. Questa combustione controllata permetteva di fissare il carbonio presente e di creare un materiale più calorifico, il carbone appunto. A sua volta dal carbone veniva, con un procedimento simile, veniva estratto il gas, col quale all'inizio del secolo veniva usato per l'illuminazione pubblica. Questo impianto vuole fare qualcosa del genere, nel senso che ha una prima fase nella quale il materiale viene bruciato in carenza d'ossigeno, e questo materiale bruciato in questo modo dovrebbe formare un syngas. Questo syngas è una miscela sostanzialmente di idrogeno, ossido di carbonio e altre, principalmente idrogeno, ossido di carbonio, dovrebbe avere un forte potere calorifico. Il trucco di questa macchina è nelle due fasi, perché ti dicono, ma noi non si brucia niente, si fa un gas, no? Però in realtà questo gas qui poi comunque viene bruciato, e nel gas o nei filtri o da qualche parte troveremo comunque le sostanze che c'erano anche nei rifiuti. Abbiamo cercato delle informazioni scientifiche circa una minore tossicità delle emissioni generate da impianti di questo tipo e non abbiamo trovate, cioè per quanto ne sappiamo noi non esistono informazioni che dicano che questi impianti fanno meno male degli inceneritori.
In più sono impianti molto più complessi, di conseguenza gli inceneritori sono macchine che non vanno bene, ma ormai sono rodate, si sa come funzionano, ci sono dei parametri, delle cose. Queste sono tutte sperimentazioni o poco più, di conseguenza c'è sempre il rischio di emissioni incontrollate o l'assenza di referenze industriali porta alla possibilità addirittura che non rispettino neanche le specifiche di progetto. E guardate, a Pontedera stanno come referenza industriale del loro impianto, che è molto più grosso di questo, stanno dando un impianto che in Scozia sta facendo la sperimentazione. Praticamente non ha mai funzionato da quando ha iniziato, sforamenti sempre, si è rotto addirittura, si è rotta la caldaia. Succedono queste cose con questi impianti qui. Ecco, questo è il luogo dove viene messo questo impianto, e penso che la maggior parte di voi conoscerà meglio di me dov'è il sito. Ecco, qualche piccola domanda, per esempio, esistono esami sull'aria, l'acqua e il suolo di questo territorio, studi epidemiologici, perché è importante sapere dove va a insistere questo tipo di macchinario, via. Per esempio, capita di leggere spesso sul giornale che a Montopoli ci sono questi problemi, ma non è solo Montopoli, proprio tutta la zona del cuoio è un pochino sotto pressione dal punto di vista ambientale, sicché poi per esempio l'impianto è fatto a ridosso del Parco delle Cerbaie, è stato chiesto il parere del Corpo Forestale dello Stato, a noi non ci risulta, eppure a confine di un'area protetta, questo è il sito delle Cerbaie. In questa zona, a breve distanza tra loro, la zona di Castelfranco, sono già 3 depuratori e un essiccatore. Il luogo dove dovrebbe sorgere l'impianto è addirittura a rischio idraulico medio e medio alto, e questa è una definizione presa dal progetto, cioè il progetto stesso che lo riconosce. Perché lo vogliono fare proprio lì, per esempio? Questa è una delle domande che vengono fuori. Comunque, supponiamo che questo impianto venga fatto alla perfezione, funziona alla perfezione e non ci sia niente che non va. Noi ci scontriamo comunque, quando vogliamo bruciare rifiuti, con una legge della natura, la legge della conservazione della massa, che è stata scoperta parecchi secoli fa da Antoine Lavoisier, e si enuncia volgarmente: nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Cosa vuol dire questo? Questo schemino cerca di dare un'idea, no? Se noi prendiamo un chilo di rifiuti, faccio per dire, e lo mettiamo e lo bruciamo in un qualunque macchinario, un gassificatore, pirogassificatore, distruttore molecolare, stufa, qualunque cosa, necessariamente quello che ci mettiamo dentro esce. Purtroppo non ci mettiamo solo i rifiuti, ma ci mettiamo anche dell'aria respirabile, ci mettiamo dell'acqua, dei combustibili, perché i rifiuti bruciano male generalmente. Tutta questa roba esce sotto forma di rifiuto. Dunque, una cosa che forse non tutti sanno è che gli inceneritori, noi ci dicono, servono per risolvere il problema dei rifiuti. Gli inceneritori, anche il gassificatore, poi vedremo le percentuali, sono le stesse. Un inceneritore non fa sparire tutta la roba, ma un 20-30% di quello che viene messo dentro continua a essere visibile come materia tossica, polveri. Il resto però non è che è sparito, il resto non si vede più, ma è nell'aria o nei filtri, è diventato gas irrespirabile, polveri. E sono cose che erano nei rifiuti, e questo non ci possiamo fare nulla, perché non è una legge modificabile. In questo universo questa legge va rispettata, di conseguenza anche la West Recycling e il suo progetto lo devono rispettare. Ma c'è questa cosa qui, bisogna un attimo, è importantissima, perché la usano anche per fregarci con le parole. Questo è un articolo della Nazione, poverino, non è colpa del giornalista, però qui è un articolo sull'esperimento del soggetto molecolare che sta facendo a Peccioli, e praticamente io ho sottolineato la cosa più interessante: accade la magia, la massa dei rifiuti si è ridotta al 90%. Ecco, ora se uno questo giornale qui se lo legge tranquillo mentre magari sta prendendo il cappuccino la mattina, la dà per buona questa informazione è falsa. In questo universo non è possibile che la massa dei rifiuti si riduca del 90%, sfido chiunque a dimostrare il contrario. Sicché però bisogna stare attenti, perché a noi ci dicono queste cose e poi piano piano a noi si pensa che vada bene, mentre invece attenzione. Per esempio, questi sono i materiali destinati a venire consumati ogni anno nell'impianto. Abbiamo già un'idea di quello che si stava dicendo prima. Abbiamo 12, per 12.000 tonnellate di rifiuti, che è la misura
utilizzata per questo progetto, abbiamo 10.000 metri cubi di metano, 2.500 metri cubi di acqua, 120 tonnellate di calcio, eccetera, eccetera. Tutta questa roba esce sotto forma di rifiuti e non abbiamo tenuto conto dell'aria, dell'ossigeno. Tutto, compreso l'aria, che non è quantificabile, a questo punto esce tutto sotto forma di rifiuti e di gas irrespirabili, che notate bene che non sono più quelle 12.000 tonnellate, ma è molto di più, anche se sembra assurdo, però è... Ora facciamo qualche cenno sulle problematiche sanitarie. Io non sono un medico, mi limito a cose che sono documentatissime, insomma non c'è il rischio di sbagliare. Questo lo troverete poi se andate sul sito, sulle slide, sono i riferimenti ad alcuni studi epidemiologici italiani che dimostrano che ci sono incrementi di varie patologie nelle popolazioni che abitano vicino a dove ci sono degli inceneritori. Sostanzialmente, in estrema sintesi, proprio per fare molto in fretta e essere chiari, i problemi più gravi che possono dare gli inceneritori dal punto di vista della salute sono le polveri e le diossine. Quando si parla di polveri, purtroppo, per la legge si parla delle PM10. Le PM10, e in questo schemino le PM10, la misura delle PM10 è questa palla blu. In realtà, man mano che si aumenta la temperatura della combustione, le polveri diventano sempre più piccole, e fino a diventare di questa dimensione qui, di 0,01 nanometri, sono dimensioni come i virus, sono le dimensioni dei virus. Queste polveri si comportano come gas, e viaggiano a lunghe distanze, ecco, pericolo delle nanoparticelle. Non sono catturate in modo efficiente dai filtri di depurazione di inceneritore perché si comportano come un gas, con filtri elettrostatici qualcosa si può fare, ma veramente viaggiano a lunghe distanze, restano in sospensione per un periodo di tempo prolungato e soprattutto penetrano in profondità nei polmoni. Le nanoparticelle sono così piccole che possono facilmente attraversare le membrane dei polmoni. Una volta che sono nel sangue, possono attraversare le membrane di ogni tessuto. E questo è fonte di tutta una serie di guai. Questa è una fotografia fatta con il microscopio a scansione, dalla quale abbiamo un'idea di dimensioni. Quelle macchioline bianche sono particelle di particolato all'interno dei globuli rossi. Ora, le nanoparticelle, le nanopolveri non sono fatte solo dagli inceneritori. Qualunque combustione ad alta temperatura, anche i vulcani per esempio, fanno nanoparticelle, proprio per questa questione della temperatura alta. Il problema delle particelle prodotte dall'inceneritore è il materiale che viene bruciato, i rifiuti. Infatti, per questo motivo sono più pericolose di quelle di altre combustioni, perché contengono metalli neurotossici, radicali liberi, diossine e furani. Queste particelle, nonostante siano piccole, hanno la possibilità di aggregare molecole di queste sostanze e veicolarle, proprio perché sono così piccole, in tutti gli organi del corpo. Un'altra famiglia di sostanze molto pericolose sono le diossine. Sono tra le sostanze più pericolose prodotte dall'uomo e si accumulano nel grasso. Qui c'è un esempio, un litro di latte di mucca della stessa dose di diossina, quanta ne assumeremo respirando aria vicino a una mucca per 8 mesi. Le diossine si accumulano sostanzialmente nel grasso, si prendono più che altro con l'alimentazione. L'uomo è in cima alla catena alimentare, di conseguenza è quello che ne prende di più di fatto. E non può espellerle. Purtroppo la cosa più agghiacciante è che la donna le può espellere quando ha un bambino, perché la maggior parte della diossina accumulata in molti anni viene passata al feto, cioè viene passata a un organismo che è in formazione, ha delle caratteristiche di vulnerabilità ben diverse dagli adulti sul quale la legge definisce i limiti di tollerabilità, che oltretutto, ora lo vedremo, vabbè. La diossina interferisce con il feto e lo sviluppo infantile. Le diossine distruggono vari sistemi ormonali, tra cui gli ormoni dell'identità sessuale, della tiroide, insulina e altri. E si sta nelle riviste scientifiche, Lancet, queste qui si inizia a parlare di pandemia silenziosa riguardo a questa cosa, cioè si inizia a pensare che molte delle patologie infantili in aumento, tipo diabete, queste cose qui, siano da ricondurre più o meno direttamente a questo tipo di emissioni. Una cosa che bisogna aggiungere è che questo tipo di emissione non le fanno solamente gli inceneritori, lo fanno per esempio anche cementifici, acciaierie, dipende da cosa ci viene messo dentro sempre, no? Chiaramente noi non possiamo togliere le combustioni dalla nostra civiltà,
però è possibile iniziare a togliere quelle più pericolose, quelle per le quali, come vedremo in seguito, ci sono delle alternative. Ora qua è successo un po' di confusione, scusatemi.